Hai mai pensato di lasciare Night City? Certo. Una volta ci ho anche provato. Davvero? In che senso? Avevo fatto i bagagli ed ero saltata su un aereo per il Nepal. Pensavo di andarmene lì. Dopo una settimana ho capito che non potevo vivere senza il traffico fuori dalla finestra e le urla dei vicini. Sei... Con le mie più sincere condoglianze. Era un bravo ragazzo. Allora gli dedichi un brindisi, sì, padre. Più di uno. De acuerdo. Vi. Bene, sei qui. Tra poco cominciamo. Su, siediti, per favore. Grazie a tutti per essere qui oggi. Non vi dirò che tipo di uomo era mio figlio. E non mi lamenterò per quanto mi manca. Piuttosto, vi racconterò una storia. Quando aveva più o meno 19 anni, Jackie era nei Valentinos, che all'epoca erano in guerra con i Maelstrom. Un giorno ricevo una chiamata dall'ospedale. Gli avevano sparato 3 volte, proprio vicino al cuore. Era cosciente quando sono arrivata. Aveva così tanti tubi infilati nel corpo che sembrava un polpo, una piovra. Mi disse, non ti preoccupare, mamma. Guarda, sono antiproiettile. Non mi succederà mai niente. E mentre me ne andavo, si tolse l'anello dei Valentinos, giurando che non gli serviva più. Non aveva paura, ma non voleva farmi preoccupare. Riposa in pace, mio hijo. La palestra di box dei Night City Devils avevamo un detto: scegliti gli amici tra i pugili che ti mettono al tappeto. E così è stato. Jackie aveva un cannone al posto del braccio. Nessuno mi ha mai colpito così forte, me lo ricordo ancora. Dodici round, amico mio. Mandó Camporta. Lamenta no estar aquí. Todavía le quedan 4 años que cumplir. Me pidió que leyera esto. Recuerdo cuando Jackie se nos unió. Era un niño fuerte. Cuando decía que iba a hacer algo, cumplía. Tenía honor. Podría haber llegado lejos. Mis condolencias a la familia. Que descanse en paz. Qualcun altro? Io... ripenso spesso alla prima volta che io e Jack ci siamo incontrati. Mi sembra che sia successo secoli fa. In un altro tempo, in un altro posto. Jack mi ha salvato la vita. Poi... anni dopo, a Night City, me l'ha salvata ancora. Quando ormai pensavo di aver perso assolutamente tutto. E in quel momento ho trovato la mia libertà. Ma non sarebbe mai successo senza di lui. Jackie Wells. Il migliore amico che si possa avere. Fedele fino alla morte. Quando si metteva in testa una cosa, niente poteva fargli cambiare idea. Una volta mi ha detto: brother, l'unica cosa che non possiamo fare è avere paura.
avrebbe dato la vita per i suoi cari, senza esitazioni. Ma c'è una cosa importante. Jackie amava la vita e non aveva paura. Cuore in mano, non perdeva tempo. Agiva e basta. Credeva di essere a prova di proiettile e che sarebbe diventato una leggenda dell'afterlife. E alla fine è riuscito a fare quello che voleva. Pestare i piedi a un sacco di gente potente. Se è lassù da qualche parte, sta facendo il dito medio a tutti quegli stronzi. Un ragazzo di Haywood con una grande ambizione. Riposa in pace, Chum. Vorrei fare un brindisi. Por mi hijo. Grazie per le belle parole, V. Sono felice che tu sia qui. È stata una bella offrenda per lui. È venuta tanta gente. Anche quella ragazza con cui usciva. Si chiama Misty. Cosa? Misty. Ed era molto importante per lui. Lo capisce? Forza, la inviti a cena. È il minimo nei suoi confronti. Sai cosa? Sei un bravo ragazzo. Jackie avrebbe voluto che l'avessi tu. Ne è sicura. Jackie mi avrebbe ucciso se le avessi fatto un graffio. Allora cerca di non graffiarla. Grazie. Me ne prenderò cura. Guidatevi. Campo è sconvolto. Dice che è come aver perso un fratello. Chissà se sarà così sconvolto quando creperà. Brutto incontrarsi così. Cinghiale. Eh? Non farmi incazzare. Non ho. E addio, non sono così male una volta che ti ci abitui. Perché? Tu ci sei abituato? Alla mia età, gli amici non vanno e vengono. Per lo più, se ne vanno. A Jackie Wells. Un fiero figlio di Haywood. Vado un po' dagli altri, Vic. Certo, a dopo, Vic. Un altro drink? Per Yakito. È strano essere qui senza Jackie. Non riesco a togliermi la sensazione di girarmi e di vederlo seduto al bar, al suo posto preferito, dove si metteva sempre. Versa. Per Jackie. Amen, fratello. Ehi, tu. Ti va di bere con noi? A Wells. Mi sembra di conoscerti. Gustavo Horta. Sono V. Ho sentito parlare di te. Le più sentite condoglianze. Da parte mia, di Campo e di tutti i Valentinos. Grazie. Conoscevi Jackie? Abbiamo iniziato insieme. Nei Valentinos? No, nei cazzo di Boy Scout. Ma ho solo buoni ricordi di lui. Riposa in pace lassù, brother. Ok, perché no? A Wells. Riposa in pace. Sono a posto, grazie. Visto? Bisogna sapere quando fermarsi.
Ah, chiudi il becco. Andiamo. Lupe ha reagito bene. È una donna forte. Ehi, tutto bene? Sì, è solo che sono ancora in quel garage con la testa. Mi serve solo un secondo. Sei qui per dire addio a uno dei tuoi, padre. Sono qui per dire addio a un bravo ragazzo. Jackie, lo conoscevi bene? Ricordo il giorno in cui sua madre lo mise al mondo. Il giorno in cui suo padre se ne andò. Il giorno in cui ti accolse in casa sua. Sì, Vi. Lo conoscevo bene. È ora che vada. Il Signore sia con te. Non ti conosco neanche. Lasciami andare. We like.
imparare. Mi chiamo Dino, mi occupo del centro. Sì. V. Sì, lo so, ho sentito parlare. Se ti serve qualcosa, chiama. E ricorda, Dino conosce tutto. Che è un vestito di gigante. Johnny, hai visto che è successo? C'è qualcosa che non va. Ma davvero? Non intendo l'incidente, ma il fatto che è scappato. L'autista più cortese della città fugge dalla scena di un incidente.
faccia! Non sei figlio! È armato! L'avete capito? Siamo sotto attacco! Capito? Vi fa chiudere bottega! Sarebbe così gentile da passarmi il contatto del suo avvocato? Vaffanculo, robot di merda! Grazie. Processo i dati. Attendere, prego. Del? Salve, signore o signora. Come posso aiutare? Che ti prendo, Del? Non mi riconosci? Mi hai mandato un messaggio chiedendomi di venire per l'incidente. Sta attualmente parlando con una subroutine della rete della main. Purtroppo le mie capacità operative sono limitate. Le dispiace enumerare l'identificativo del suo incidente? Non darmi nessun numero. È così che ti trovano. Chi? Le corporazioni. Senti, voglio parlare con della main. Sta già ricevendo assistenza. La sua identità è stata confermata da una scansione di riconoscimento facciale. Signor Hans Jonas, quale espressione descrive al meglio la sua esperienza dell'incidente numero 77111010196? Sono un po' dispiaciuto per i danni al mio mezzo, ma preferirei parlare con il vero della main, se posso. Vi! Mi scuso se il receptionist ti ha dato noia. Sono completamente assorbito da una crisi e non riesco ad avere tutto sotto controllo. Mi sono preso la libertà di trasferire una somma di denaro sul tuo conto per risarcirti dei danni che hai subito. Trattamento di favore. Ti spiace se parliamo altrove? No, davvero? Certo, parliamo. Allo segui il drone, per favore. Sono consapevole che il servizio clienti è al momento insoddisfacente. Forse una visita guidata può fungere da parziale indennizzo? Il corridoio collega il negozio all'ufficio. E qui è dove avviene la magia. Il negozio è completamente automatizzato. Sto considerando di ampliare la nostra gamma di servizi per includere le riparazioni. Ahimè, il negozio è attualmente sommerso di lavoro. Immagino perché. Sto ancora indagando sulla causa dei guasti ai veicoli della rete della main. La mia ipotesi è che si tratti di un virus. Devo risolvere la situazione in fretta. L'aumento improvviso degli incidenti si sta dimostrando oneroso, oltre a creare una cattiva immagine della compagnia. La stanza di controllo. Sono onorato di averti qui. Piuttosto sorprendente. A cosa servono tutte queste luci? Volevo proprio parlarti di questo. Una luce verde indica un veicolo con cui sono in contatto. Come puoi vedere, per alcuni veicoli non è più così. In questo caso, luci rosse. Non lo faranno i droni riparatori? Stavolta temo che sia necessario l'intervento umano. Che tu offri un'ampia gamma di servizi e che lavori con discrezione, perciò vorrei che mi assistessi nel recupero dei miei veicoli scomparsi.
Ok, certo. Cercherò le tue auto scomparse. Sono lieto di sentirlo. Ti invio le coordinate delle loro ultime posizioni note. Devi solamente disattivarle. Io quindi ristabilirò il collegamento e le riporterò al garage. Vedo cosa posso fare. I veicoli della Main sono eccezionalmente sicuri. Accertati di possedere uno scanner con capacità di decrittazione. Attendere, prego. Grazie. Processo i dati. Attendere, prego. Grazie. Processo i dati. Attendere, prego. Grazie. Processo i dati. Rumors of activists kidnapped by MRJ leads have been proven false. We treat it right seriously. Buongiorno, B. C'è un uomo che deve andare incontro alla giustizia. Questa è una questione personale. Pago più del normale. Allego più info. Conto su di te, B. Perdóname, por favor. ¿Por qué chingados metes las pinches narices donde no te llaman? Hijo, come butta, fratello. Perché quella faccia lunga? Ah, storia. Ehi, Garubo! Questa la conosci? ¿Qué chingados es eso?
뉴스의 마시스타도 맛의 폭발을 느껴보세요. Nah, non mi seccare. Siediti. Non hai un brutto aspetto. Quella volta in macchina non pensavo che ce l'avresti fatta. Che cosa vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Perché credi che sia scappata? Ho provato a cercarla, ma non l'ho trovata. Credo abbia coperto le sue tracce. Hai detto che Parker poteva aiutarti a rimuovere il relic. Lavora per una corporazione? Non ne ho idea. Evelyn sapeva molte cose sul relic. Aveva parecchie informazioni riservate. Il perché è un mistero, ma aveva quella scaltrezza tipica degli agenti corporativi. Conosci la categoria? E ho anch'io quella scaltrezza di cui parli? Sei stato scaricato insieme ai reietti all'improvviso. O te ne sei scordato? Mi dispiace non poterti aiutare. Non ho tempo da perdere, per cui... Bì, aspetta. Ho bisogno di te. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. Cerchi giustizia? A Night City. Cerco vendetta. Molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. E credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al momento non ho di meglio. E poi non conosco nessuno qui.
Sono un fuggitivo. Sono braccato. E quindi? Entriamo nel quartier generale dell'Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli e un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità, non se ne parla. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il Relic, una tecnologia dell'Arasaka. Tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Persone come Anders Selman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così. È una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Inoltre, Anders Hellman è fuggito dall'Arasaka e li ha traditi. Hanako-sama, o hai dekite kuei desu. Kochira koso. Dunque, Hanako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Fottuta feccia dell'Arasaka ovunque. Ehi, stavo ascoltando. Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Tutto quello che ti chiedo è di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto e qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno. Nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Con un po' di fortuna, rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri, mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo, vallo a dire a Yorinobu Arasaka. Quella Parker non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Anders Hellman ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo l'Arasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. E, come si dice... sparito dalla faccia della terra. Abbandonato. E dove è andato? L'ha reclutato un'altra corporazione. Da quel che so, ha agito da solo. È un tipo meticoloso. Ha pianificato bene e coperto le proprie tracce. Hai idea di dove sia andato? No. Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer, Rogue. Vuoi dire che lavoravi per Saburo e non sai comunque trattare con le persone importanti?
Non voleva avere niente a che fare con l'uomo accusato di avere ucciso Saburo Arasaka. Rogue è ben informata. Sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dagli amici. Quando i miei contatti nella Lasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, hey, almeno Rogue è ancora viva. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico, far finta che non sia successo niente. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Che cazzo vuoi? Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue, e cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi, ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà. Tu portaci solo all'Afterlife. Non c'è nessun noi. Ascolta, devo trovare Evelyn. Non mi va proprio di parlare di lei. Sai dove si trova? Cosa ti ho appena detto? Dimenticatela. Non te lo ripeterò. Possiamo vederci. Per favore, incontriamoci. Sei a Lizzie's? Oh, Gesù Cristo! Abbi pietà! Se tra voi c'è qualche cooperativo che vuole ingraziarsi in campo della comunità, qui è Stan, il sole è calato, ma spero che voi siate ancora in piedi. È un miraggio, un ologramma. No, amici miei, è il cielo limpido. Non fate come me, uscite un po' e godetevi il sole. Ehi, guarda! Carogna insolente! Ehi! Hey, non
Non ti ho già visto da queste parti. Ho una buona memoria per le facce. Siamo chiusi, mi spiace. Devo parlare con Punch and Judy. È qui da voi. Mm-hmm. Scendi le scale. Avverto Judy che stai arrivando. Ma vedi di non combinare casini, ok? E ricomincia da capo. Inculcargli un po' di buon senso. È chiuso. Che cosa vuoi? Judy si sta rendendo ridicola un'altra. Ehi, dove vai? Non c'è niente da vedere qui. Lascia stare, è un amico di Judy. Hai finito con quel bagaglio? Sì. Smettila di mandarmi qui tutte le joy toy che incontri. Che diavolo dovrei farci? Se ti piacciono tanto i randaggi, va a occuparti del tuo ospite. Suze, non abbiamo ancora finito. Sì, che abbiamo finito, cazzo. Non ti arrendi mai, eh? Ascolta, hai visto Evelyn? Devo parlarle, è importante. Perché cerchi un capro espiatorio per quel disastro che chiami colpo? Devo scoprire per chi lavorava. Tutto qui? Tutto qui. Judy, non devi preoccuparti. Non le farò del male. Non avrebbe senso. Bene. D'accordo. Evelyn è una doll. Lavorava al Clouds. L'indirizzo è sul portasigarette sul mio tavolo. Prendilo e quando trovi Evelyn daglielo. Mega torre. Gran lusso. Aspetta. Fammi sapere come sta. Ok. Ti faccio uno squillo, ok? Grazie. Grazie, Vi. Una doll. Perché non mi stupisce? Sei un engramma in una mente morente. Niente dovrebbe più stupirti. Quindi facciamo un salto a questo Clouds? E perché no? Cosa? Dillo. Hai avuto uno scambio acceso con Judy. Di che si trattava? E perché sarebbero affari tuoi? Vuoi annoiarmi con un bel sermone sulla responsabilità verso gli altri? Prego, il pulpito ti attende. Sono solo curioso. So una cosa sulla curiosità. Non porta un cazzo, a meno che tu non abbia i pugni e il fegato per sostenerla. Che fine ha fatto Evelyn Parker? Perché me lo chiedi? Ne hai già parlato con Judy. Certo, ma tu sei il capo. Potresti sapere qualcosa di più. Evelyn ha abbandonato le Mox da tempo. Dimmi. E chiunque non sia una Mox non è un mio cazzo di problema. Sì. E dai, non essere così. Lascia perdere. Ma che cazzino che hai? Dillo. Sei qui per i virtù di Judy, vero? Roba di pregio, parola mia. Ehi, guarda! Mi chiamano Mr. Hans. Se cerchi lavoro a Pacifica, chiamami. Sono V. Ma come? Niente piacere di conoscerti. Pietà! Sono davvero onorato di conoscerti. Se cerchi lavoro, chiamami.
nemmeno voglia di cercarti. Ho saputo che ieri hai fatto gli sconti. Tutto a metà prezzo. E ho venduto il doppio del solito. Quindi? Sei in pari? Sì, ma... Ehi, ti muovi. Non farmi aspettare. Siamo innocenti! Qui finirai per farti fottere in un modo o nell'altro. Scommettiamo. Dopo la pausa chiederemo agli esperti. Cosa mi sono perso stavolta? Illuminami. La tipa della Brain Dance nasconde qualcosa. Non è un caso che abbiamo già visto due Tiger Claws. L'edificio deve appartenere a loro. Credi che Judy stia mentendo? Perché? Una cosetta chiamata Intuit, Toby. Mai sentita? Oh, quindi stai soltanto sparando cazzate, capisco. Make set up! Quindi aspetta, se prendi una bambola con fianco e ti scopri tutti, è tradimento. Benvenuto al Clouds. Qui sappiamo che cosa sta cercando. Le dispiace collegarsi al terminale? D'accordo, facciamolo. Questa sarà una sessione dal vivo, quindi gli eventi potrebbero prendere una piega imprevista. Ma se anche dovesse sentirsi a disagio, non la interrompa. Si perderebbe qualcosa di incredibile. Se non si sente pronto a continuare, può interrompere immediatamente la sessione. Scelga una parola d'ordine. Samurai. E salvata. Ora abbia un attimo di pazienza. Sto scansionando il suo profilo personale. Tra poco dovrebbe vedere le doll compatibili. Due risultati. Interessante. È una cosa normale o... Chi può dire cos'è normale? È evidente che lei è una persona dai gusti unici. Ma ci penserà il sistema. Allora chi preferisce? Angel o Sky? Preferisco Sky. Non avrei potuto scegliere di meglio. Resta solo il pagamento. E poi potrà avventurarsi nel Clouds. Ecco a te. E... pagamento confermato. L'intero piano è a sua disposizione, se prima desidera rilassarsi. Sky la aspetta nella cabina 9. Si disconnetta pure. A posto. Qui al Clouds non sono permesse le armi. La prego di lasciare qui con me tutti gli oggetti pericolosi. Solo due donne aprirebbero le gambe. Grazie. Per te. Speriamo che si goda la sua visita. Vaffanculo, Johnny. Diamo un'occhiata. Sangue. Ti va? Fresco, non tanto. Direi una ferita, non un'uccisione.
Hai visto? Visto cosa? Non c'è niente. Esatto. Dovrebbe esserci una porta per la connessione della Doll. L'hanno tirata via? Chissà perché. Beh, non è stato il cliente a perdere la testa. È stata colpita da qualcosa. Che ne pensi? Cyberpsicosi? Folle, ma potrebbe essere stata hackerata da remoto. Un netrunner? Strano. Sembra un... Ciao, io sono Sky. E tu devi essere Vincent? Oh, si prospetta interessante. Allora, B, stai morendo. Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Lavorava qui. La conosci? Sai dov'è? Ti servono risposte, è chiaro. Ma non quelle di cui pensi di aver bisogno. Ti ho fatto una semplice domanda. Evelyn Parker non è la più importante che stai cercando, vero? Avverto la tua paura. Hai paura di qualcos'altro. Credi di conoscermi bene? Ok. Dimmi di cosa avrai tanto paura. È qualcosa di cui non vuoi parlare. Tutti hanno i loro segreti. E anche io ho le mie buone ragioni. Dillo. Dillo ad alta voce. Non per me, ma per te stesso. Non intendo continuare questa conversazione. Ah, una scorza da duro. Credi che il solo pensarci ti indebolisca, ti renda fragile? I deboli non sopravvivono a Night City. La paura non è debolezza. Esiste per proteggerti. Da cosa? Dal perdere me stesso? Dal diventare un estraneo nel mio stesso corpo? Sei spaventato perché hai rinunciato ai tuoi sogni. Che ne è stato del diventare il migliore di tutta Night City? Voglio ancora diventarlo. Non mi sono mai arreso. Ma le probabilità sono piuttosto scarse. Volevo solo che il mondo sapesse che esistevo. Non chiedevo altro. Invece di un sogno, stai vivendo un incubo. Hai paura di finire cancellato, come se non fossi mai esistito. O è solo la paura di diventare qualcuno diverso da te? Quelli che ho perso vivono nei miei pensieri. Ed è questo che sarò. Un ricordo. O magari solo una voce fastidiosa nella testa di un altro. Non vedi la morte come distruzione, come la fine, ma come un cambiamento. Questo pensiero potrebbe salvarti la vita. Ho paura di diventare qualcun altro. Di dimenticare chi sono. Stai già diventando qualcun altro.
ogni secondo che passa. Eppure sento un legame tra chi ero e chi sto diventando. Quello di cui hai davvero paura è diventare qualcuno che non riconoscerai affatto. E adesso? Adesso scoprirai che cosa devi fare. Cioè? Vuoi dirmelo? In vita tua non sei mai arretrato di fronte a nulla, anche quando avresti dovuto. Ti muovi per Night City sapendo che un proiettile vagante potrebbe ucciderti mentre prendi un taxi. Ma questo non ti ha mai impedito di agire, di andare dove dovevi. E non ti fermerà ora. Ma come faccio con tutti questi cambiamenti? Li stai già facendo. Hai fatto la differenza. In questo mondo, tutto è in costante mutamento per diventare qualcos'altro. Tu... non guardarti mai indietro. Se devi uccidere, uccidi. Se devi radere al suolo il mondo, fallo. Samurai. Che cosa succede? Quella cosa mi ha sbattuto fuori! Devo parlarti. Parlarmi? Hai tirato il freno d'emergenza e mi hai strappata fuori solo per parlare? Cos'è successo? Ho fatto qualcosa di sbagliato? Evelyn Parker, che cosa sai di lei? Non molto. Qui tutti hanno la loro cabina, i loro problemi e la loro vita. È un ecosistema fragile. A quelli come te piace fare irruzione, violare il sistema e cambiarlo. Beh, no. Devi aiutarmi. Ti prego. Ascolta. Potrebbe essere nei guai. Voglio solo parlarle, scoprire se sta bene. Se non l'hai notato, quello delle doll non è il lavoro più sicuro del mondo. Un giorno ci sei, quello dopo no. E magari sei bella e sepolta. È successo qualcosa di insolito qui ultimamente? D'accordo. Ho sentito dire che un cliente l'ha conciata male. Ma non so altro. Queste stronzate capitano molto più spesso di quanto si voglia ammettere. Dovresti chiedere a Tom. Quei due erano inseparabili. Chiacchieravano per ore e ore. Chi è Tom? Una doll come noi. Cosa pensavi? Una star dell'XBD? Dove lo trovo? Nell'area VIP. Cabina 2, credo. Grazie. Vedi? Dopotutto ti sei rivelata utile. Non male, ma reale sarebbe molto meglio. Cosa non farei a quelle cosce? Che intendi con reale? È una serie di codici binari. Cioè, posso chiederle di fare qualsiasi cosa? Davvero qualsiasi? Non posso entrare! Che significa? Sono qui tutte le cazzo di settimane! Non è autorizzato ad accedere all'area B. Oh! Merda, ora che c'è? Non ti atterrò per bene.
rimischio per bene, figlio di puttana! Lo schiaccerò per bene. Cosa vuoi? Non spararmi! Rilassati, non sei nei guai. Voglio solo parlarti un attimo. Dov'è Evelyn? Devo parlarle urgentemente, è importante. Sei incazzato con lei, per caso? No! Allora sai dov'è o no? Non è qui. Ho provato a chiamarla più volte, nessuna risposta. Ho sentito dire che stava installando una nuova faccia in una clinica di Osaka. No, Oslo, sì, esatto. Evelyn ti ha detto personalmente che partiva? No, ma non è venuta al lavoro. Non rispondeva. Così ho chiesto a Woodman che stava succedendo. Mi ha risposto che era partita, come ti ho detto. Woodman, chi è? Il signor Forrest. Ma tutti lo chiamano Woodman. Non ho mai capito perché. Ok, il signor Forrest allora. Chi è? È il nostro custode, diciamo. Trova nuovi talenti, si occupa delle situazioni difficili. Chissà se Woodman può fare finalmente chiarezza su questa storia di merda. Non ci resta che sperare. Le teste vuote in queste doll? Ma ecco cosa dovrebbero sostituire.
Morendo? Tiger Claws arrotondano come guardoni. Tengono sempre d'occhio le loro doll. Sanno che succede in queste cabine. E poi estraggono i dati dai chip comportamentali. Beh, devo dire che me l'aspettavo. Lo immaginavo. Mi chiedo se li tengano per loro o li rivendano. E nel caso a chi? Fuori? Calma, rilassati. Cerco una ragazza. Rilassati? Davvero molto ironico, detto da uno che ha massacrato tutti per arrivare fin qui. Le cose mi sono sfuggite di mano, lo ammetto. Ma se collabori, nessun altro si farà male. Io non tratto con i terroristi. Delle cazzate. Così non mi aiuti. E adesso? Beh, perché non cerchi la verità nei suoi occhi senza vita?
oppure nel suo deck. Potrebbe funzionare. L'ha venduta a un bisturi? Il chip era andato. Forse l'ha mandata a riparare. Un bisturi di nome Fingers in un vicolo per prostitute. Sembra il paradiso delle Joy Toy. Dove sei finito, codardo? Siete coglioni! Oh!
Sono tenuta a restituirle le armi, anche se preferirei non farlo. Ottimo lavoro. Hai mai pensato di entrare nel corpo diplomatico? Perché c'è la Fingers? Che la troveremo lì? Se potessi vedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Credi che ce l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? Se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Credi che ce l'abbia Fingers? Che la troveremo lì? Se potessi prevedere il futuro, ora non sarei un cazzo di fantasma in testa a un morto che cammina. Avevi un piano, lo concedo. Certo, perché tu avresti schiacciato una bomba termonucleare su questo locale. Non ho bisogno di esagerare. Uso no, il... merda! Ma una cosa è certa. Ma il Close non lo dimenticheranno. No, no, merda! Cristo, che cazzo vuoi da me? Ci stiamo mettendo troppo. Creperemo prima di scoprire come tirare fuori il chip. Mi volevi morto. L'hai detto anche tu. Pensavo di aver chiarito a sufficienza che ho cambiato idea. Adesso ti voglio vivo. Non trovo le parole per dirti esattamente quanto sei testa di cazzo. Dovevo solo pensarci un po' su e... Sì, visto che il destino mi ha dato un'altra possibilità, ne approfitto. Per vivere al massimo. Vedere l'aurora boreale, fare un safari con tori meccanici e gazelle. Per finire quello che ho cominciato, sono tornato, voglio distruggere l'Arasaka e ho bisogno di te. Perché? Per qualche ideale fuori moda? Devi solo portarmi dal punto A al punto B. Senti, so un po' di cose. Tipo come salvarti la vita e con chi parlare per farlo. Tutti liberi del chip e io distruggo l'Arasaka. E siamo tutti contenti. Ci serve il Soul Killer. E lo troveremo nel Mikoshi. Mikoshi? Che cos'è di preciso? Ok, partiamo dalle basi. Se sei connesso alla rete, l'Arasaka può usare il Soul Killer e un IA per friggerti il cervello e intrappolarti la mente e l'anima. Riesci a seguire quello che dico? Certo, è così che sei diventato un costrutto. Esatto. Ascolta, è dal Mikoshi che agisce il Soul Killer. Ed è lì che imprigiona gli engrammi delle sue vittime. Ancora non capisco cosa c'entra il Mikoshi col mio problema. Beh, non brilli certo per acume. 50 anni fa, esperimenti sulla mente umana. Il Mikoshi era l'unico posto al mondo dove facevano cose del genere. E penso che lo sia ancora. Fidati, tutte le strade portano lì. È lì che risolveremo i nostri problemi. Tu il tuo, io il mio. E come pensi di annientare l'Arasaka stavolta? Hai un'altra atomica nel cassetto? Stavolta la bomba si chiama Alt Cunningham. E dovrei sapere chi è? Non ancora, ma lo saprai quando troveremo quello che ci serve.
Adesso non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo entrare nel Mikoshi. Quei bastardi non hanno mandato nessuno a sistemarlo. Modera il linguaggio. Non importa. Che vi serve? Beh, ci serve qualcuno che sistemi il tubo. E magari anche qualcosa per riparare alcune unità. L'acqua ha fatto un sacco di danni. Va bene, ci penso io. Grazie. Il numero è momentaneamente non raggiungibile. Si prega di lasciare un messaggio. Non indovinerai mai cosa mi è successo. Dex mi voleva fare fuori. Mi hanno sparato, sono morto, resuscitato. Tutto fico, se non avessi una bomba incastrata nel cervello. Ah, sembra un cazzo di film. Non ho idea di cosa ti sia successo, dove tu sia. Ma tieni duro, mano. Ah, sì, e ho conosciuto Johnny Silverhand. Storia lunga. Dubito che andreste d'accordo. Hai sempre fiutato le stronzate da chilometri. Evelyn non è più al Clouds. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sto andando lì, per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Clouds. D'accordo, dopo vi...
Sto aspettando un amico. Ma dove sta correndo quel tuo bel culetto? Rallenta. Perché non ti concedi un po' di relax? Ehi, stronzo! Ehi, Micio, vieni qui. Preferisci questo al Cloud? Ehi, almeno qui sai quello che compri. Ma che ne parliamo? Certo che vorrei. Ma non dipende da me. Ti ha dato un chip gratis. Ehi, D! Mi senti? Sì, un modello base. Forte e chiaro, non c'è bisogno di urlare. Che c'è? Soldi, nada. Stiamo facendo una gara. Con bersagli, premi e tutto il resto. Qui al poligono. Ci vediamo. Sì, ha senso. Beh, ci stai? Certo, ci sto. Quando? Beh, adesso. Ti stiamo aspettando. Vieni. Ehi, fermo lì. Non avvicinarti. Chi stai cercando? Ho un problema da risolvere. Sono qui per questo. Quindi che ne dite di andare a fanculo e lasciarmi passare, così nessuno si farà male? Perché così aggressivo? Stavo scherzando, e dai. D'accordo. Lascialo passare, Sludge. Credi che abbia paura di te, Screech? L'avrai quando tutte le mox di questa città. No, preferirei vivere qui. Non spegnere le luci. Estate significa pioggia. Significa che devo starmene in cantina tutto il tempo. Fingers, sai dove posso trovarlo? Se potessi fare il cambio, sai. Perché deve essere tutto così convoluto? Alla fine non ti resta altro che... Oh, animal grazioso e benigno. Che visitando vai per l'aere perso, noi che tingemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, il blu, noi pregheremmo lui della tua pace. Sembra un vero paradiso. 24 ore senza dolore e senza ricordi al termine dell'effetto. Beh, chiamali scemi. D'accordo, capito? Non ti sopporto più! Pagami quello che mi devi e vattene a fanculo nei tuoi pascoli erbosi! Non ti devo un cazzo! Oh, sì! Di, ehi! Mi vedi? C'è una fila qui! Non si supera! Metti il culo sulla sedia e aspetta il tuo turno. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, V. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. La troveremo. Ne sono sicuro. Hai parlato con Fingers? Magari. È più difficile che parlare con i migliori dottori della città. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché io? Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Hai visto una ragazza con i capelli blu qui? Aveva un chip da doll. Credo di sapere di chi parli. Fingers l'ha operata, sì. È ancora qui? Non ne ho idea. Devi chiederlo a lui. Vedete, la mia amica è messa molto male. Non è che ci lascereste passare avanti solo per questa volta? Ma certo, tesoro. Passa pure. Ehi, aspetta un attimo. Non sembrava così grave un attimo fa. È una tipa tosta. Si tiene tutto dentro. Forza, andiamo. Cerca di dire con le tue labbra sensuali. E ora?
qualcosa non va. Vedo tutto sfocato. Il precedente proprietario della faccia aveva un volto più allungato del tuo. I bordi stirano i tuoi nervi ottici. Non preoccuparti, gli occhi si adatteranno. Mi sa che ha finito. Entriamo. Guardate le mosse della ragazza, Juash, Juash, e li aspetta come fossero fascini. Molti di voi hanno chiamato per chiedere il tipo di impianti che ho già. Sì, salve. Cosa posso fare per voi? Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. So che è stata qui nella tua clinica. Ah, è di questo che si tratta. Lei dov'è? Domanda difficilissima, purtroppo. Siete Tiger Claws? Per quanto ne so, ho pagato tutto. Siamo con le Mox. Le Mox? Perché non l'avete detto subito? Allora, cosa vi porta qui? Te l'ho detto, sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. Devo sapere dov'è. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze, moltissime. Ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate, coccolate, accarezzate, sentirsi degne di tutto questo. Naturalmente, non posso certo ricordarmele tutte. Ti consiglio di iniziare a ricordare quello che puoi, altrimenti farò in modo che tu non possa dimenticare la mia faccia. L'hanno presa due bestioni di uno studio di BD. Non so neanche i loro nomi. Hanno parlato di una falena, credo. Di un virtù per la Death Head. Hanno detto che sarebbe stata perfetta. Experience all of Chromanticore's 6 new flavors and mix it up! L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi! Non perdere la speranza. Vuoi arrenderti proprio ora? No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno. È importante. Sì, deve cosa essere un luogo tranquillo. Potrei aver trovato una soluzione. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtù. Mi sono messo in contatto con sarebbero degli idioti a lasciare indizi. E qui a Night City ha contatti con certe persone influenti. Qualcosa e non va. E come può esserci utile, di preciso? Ho organizzato un incontro. Io, te e questo mio amico. Devi dirgli quello che hai detto a me. La verità sugli eventi del Compiti Plaza. Non credo che lo convincerai facilmente.
Ma è un inizio. Vi sveglia. Va bene. Dove e quando? Japantown, dopo il tramonto. Ti mando la posizione precisa. Ci vediamo lì. Hai un'idea migliore? In effetti sì. Un dominio chiamato Piacere di Night City. Ha un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile. Fammi pensare un attimo. La Darknet è la nostra pista migliore. Atteniamoci al piano. D'accordo. Magari ci troviamo qualcosa di utile. Ti aspetto al furgone. Amico, vuoi fotterci? Mancano 4 buste qui. È quello che ho concordato con Pablo. Assassini!